Eleonora Perretta e Stefano Rizzi, rispettivamente illustratrice e autore del libro La leggenda di Nuova Vita. Quanto è stato difficile spiegare il tema della morte ai bambini attraverso le immagini e le parole? Sono io? Sì. Diciamo che è stato abbastanza difficile, per noi è stata più una sfida. L'ha lanciata l'editrice, abbiamo accettato di raccoglierla, piano piano, discutendo tra me e lei, siamo riusciti a trovare le direttive per impostare questa storia e ci abbiamo provato. Credo che il risultato sia venuto abbastanza bene. Ho detto, questo non sta a noi a giudicarlo, però ho detto, spero sia una buona giuntura tra genitori e figli per poter affrontare un tema così difficile. Eleonora, tu prima raccontavi di un'immagine invece che avevi creato tempo fa e che ti ha portato in qualche modo fortuna. Esatto, sì, l'illustrazione è la bambina che parla con il folletto, è un'illustrazione che avevo realizzato qualche anno fa mentre studiavo a Milano. C'era stato dato appunto questo compito di illustrare un bambino e una bambina davanti a una creatura magica. Io avevo già in mente l'immagine e dopo 2 mesi e mezzo di lavoro sono riuscita ad ottenere quello che appunto volevo. E come dicevo prima durante la conferenza, sapevo che mi avrebbe portato fortuna e infatti non ho sbagliato. L'immagine a cui io sono molto legata, infatti ho anche un tatuaggio e non ve lo so spiegare con le parole perché è un'emozione forte, però veramente quando la illustravo sapevo che quell'immagine mi avrebbe portato fortuna con un editore, in questo caso un'editrice. E come dicevamo prima, lo scopo benefico, abbiamo deciso di donare il guadagno delle nostre copie all'associazione Antescena, in modo particolare al teatro in Corsia, in modo tale da aiutare sia Cristiana con la sua associazione che questi bambini che stanno affrontando un periodo non molto facile, e contribuendo con quello che possiamo, regalando loro un sorriso in questo momento non facile.